Eccoci qua, noi tornati, siamo 17:30. tornati, 37, 37, sì. Io dovrei dire 37, ma non riuscirò mai a dire, non me ne voglia, Riccardo Cresci, il nostro insegnante di dizione che abbiamo avuto ospite la settimana scorsa, non me ne voglia. Che ci ha fatto dei grandi complimenti, però io non e non mai lo abbiamo dire... pagato, e questa è la cosa strana, devo Beh, dire. Oddio... Dice l'abbiamo pagato? Beh, io non ho tirato fuori un euro anche perché non ne ho, quindi è molto semplice. Allora, andiamo a Bangkok? Bene. No. Andiamo a Bangkok e andiamo da Luca Mussari. Ciao Luca, benvenuto. Buonanotte, perché sono le 11:30 a Bangkok. Sono le 11:38, 23:38. Ciao Luca. Buonasera a tutti. Sì, è tardissimo qui. Perfetto, grazie per aver accettato il nostro invito alle 11:30. Quindi Luca è già mangiato, capito? Adesso lui dopo un po' è se ne va a dormire. È pronto per andare a dormire. Non Vabbè, è già mangiato. Quale migliore, come dire, augurio al sonno se non questa intervista? Assolutamente sì, ti faremo talmente tanto annoiare Luca che tra poco te ne andrà a dormire, no scherzo. E poi Federico Felici che è qui. Ciao, grazie Federico. Di essere qui buonasera. Con noi. Buonasera. Allora, loro due sono... Sei pronta? Sì. Lo faccio? Sì. Te lo faccio vedere subito. Ora arrivo, deve essere più semplice questa cosa. Eccola qua. Loro sono due nomadi digitali. Sì. Fermalo. Prima si fermi. Dove sei solo. Andata? Vediamo un po'. Nel bel mezzo. Benissimo, nel Nord America, in Alaska. Sono dei nomadi digitali, nel senso che loro fanno dei lavori che possono svolgere agevolmente da remoto e quindi girano per il mondo per lavorare, appunto. E questa è una cosa che... E lì vengono chiamati nomadi digitali. Ora ci faremo spiegare da loro cosa vuol dire. Iniziamo da Bangkok, non me le volere, Federico, perché comunque... Luca, raccontaci un po', che lavoro fai? Innanzitutto saluto il mio collega Federico. Ciao, ciao Luca. E niente, qui io praticamente faccio l'SEO Specialist, è una figura che fa parte del marketing digitale. E essenzialmente aiuta le aziende a rankare più in alto nei motori di ricerca. La faccio breve, per non annoiare la gente. No, non annoia nessuno. Ti faccio io una domanda a te, ancora una volta. Hai un fastidioso ritorno nelle tue cuffie? Sì, abbastanza. Ok, per questo vedo che parlavi un po' in maniera rallentata. Adesso provvederemo immediatamente, grazie alla nostra regia, a togliertelo subito. Allora, Federico Felici, veniamo da te. Tu che lavoro fai? Sì. Social media manager e articolista. E quindi tu puoi serenamente lavorare da casa, non hai bisogno di andare in ufficio, redazione a lavorare. Non ho bisogno di un posto fisico in cui poter lavorare. Bene. Nel momento in cui però tu fai il social media manager, quindi immagino gestisci i social di alcune attività, hai bisogno di comunicare con l'imprenditore. Sì. Videochiamate, telefonate. Telefonate normalissime. E questo non crea nessun tipo di problema al... No, è tranquillissimo, si parla normale, come parlerei tu per tu, e si va tranquillamente avanti insieme. La metto un po' come le relazioni a distanza, che sono difficili poi da effettuare. Luca dice sì. Luca, torno da te per vedere anche se il collegamento è ripristinato correttamente. Ti chiedo questo, nel momento in cui però devi... Ora, tu non fai il social media manager, m'hai detto, quindi... Nel momento in cui tu dovessi chiudere un contratto, metti caso, no? Quindi apporre una firma, come fai? Se sei a Bangkok e il datore di lavoro, mettiamo così, è a Roma, a Milano. Tutto digitale. Sì, assolutamente. Ci sono delle piattaforme, le famose Zoom Call, poi Google Meet. Quindi cosa faccio? Organizzo una chiamata con i miei clienti e ho questa, diciamo, Discovery Call chiamata, dove noi chiacchieriamo e discutiamo quali sono gli obiettivi del cliente, come posso aiutarlo, e da lì ci si organizza, si fa una proposta, si propone un pacchetto, determinati pacchetti, dipende dal... E da lì niente, si manda un'email, si manda un contratto, tutto online, firma digitale, loro firmano e si parte. Io non ho mai visto i clienti in faccia una volta. Quando è iniziato. Quindi ce l'ha spiegato Luca. Sì, passiamo invece a Federico che è con noi in studio. Allora, nomadi digitali. Cosa siete, come siete nati come nomadi digitali? È curioso il termine nomade. Guarda, è una figura, è un modo di vivere che esiste già prima del Covid. Diciamo dall'avvento del Covid, quindi ai primi lockdown, è aumentato il numero di nomadi digitali a livello mondiale.
ma perché c'è stato, quando si è stati poi costretti a lavorare da casa, ci si è accorti che possiamo anche portare avanti i nostri lavori non per forza nel posto fisico prestabilito, con le persone con cui sei costretto a stare. Quindi è stata un po' una libertà, una riscoperta di un modo di vivere particolare. Quindi diciamo che poi ecco, da lì... Tu da quant'è che lo fai? Il mio primo viaggio, quello che io chiamo il battesimo da Nomad Digitale. Il battesimo? Diciamo un anno e mezzo fa, quindi luglio di 2 anni fa. Luca, tu il tuo battesimo? Stessa cosa, un anno e mezzo fa. Da dove partivi? Allora, io partivo da Londra, dove ho vissuto per 7 anni. Sì. Facevo, insomma, un lavoro dalle 9 alle 5 d'ufficio, probabilmente un lavoro che molte persone sognano in una grande multinazionale inglese. Solo che la mia storia nasce da un disagio di salute mentale. Praticamente un giorno ho un attacco di panico, notte, e decido di lasciare il lavoro. Così da un giorno all'altro, senza preavviso, firmo le mie dimissioni e 5 giorni dopo viaggio per la mia prima meta, che è stata Madeira, in un'isola in mezzo all'Oceano Atlantico, in Portogallo, fa parte del Portogallo. Certo, l'isola che ha dato i natali a Cristiano Ronaldo, tra l'altro, esatto. No? Quindi è famosa esatto, anche per quella. Però, sai, stare a Madeira, alcuni possono dire, vabbè, semplice, te ne sei andato a Madeira. Il primo viaggio, tu, Federico, dove l'hai fatto? Azzorre, quindi poco lontano da Ok, quindi dice facile, sei andato alle Azzorre. Però Bangkok, diciamo, è più impegnativo. Da quant'è che sei lì, Luca? E da qui sono arrivato in realtà 4 giorni fa, quindi pochissimo tempo fa. E quanto ti fermi? Sono ancora in jet lag. Te credo. Quanto ti fermi? Allora, sarò altri 4 giorni qui a Bangkok, poi vado nella parte nord della Thailandia, Chiang Mai, che peraltro è la patria indiscussa del nomadismo digitale, forse insieme a Bali se la contendono. Beh, anch'io vorrei andare a lavorare a Bali, insomma, no? Faccio un bel collegamento, tu stai qua tutta, io invece col costume, ecco. Un collegamento da Bali, da Francesco Bali. Credetemi, si sta male, ci sono dei pregiudizi, qualcuno vi vede come persone che non fate nulla. E beh, così, che viaggiate e basta. Sì, non è così, però come togliere il pregiudizio, Federico? Guarda, è una sfida... Parla, ti metto il mappamondo vicino intanto, parla, così ti senti anche più a tuo agio. È una sfida giornaliera che io, Luca e tanti altri combattiamo tutti i giorni, veramente. Ogni volta che siamo fuori, le cose più scontate che ci vengono dette è che sì, siamo perennemente in vacanza, che non è possibile fare quello che facciamo, che non è una cosa seria a livello lavorativo, ma in realtà non è così. Cioè, la differenza vera è semplicemente nel tempo libero al di fuori del lavoro. Ok. È lì che poi c'è la vera differenza, perché sì, ok, lavorare in vari punti, sì, ok, tipo la spiaggia, sono cose che si dicono ma che poi concretamente non si fanno praticamente mai, perché è scomodo e oggettivamente si rovina il computer. Però l'hai provato. Non ha senso. L'ho provato, però quello che voglio far capire è che è stata una mia scelta poter stare là, perché potevo in quel momento preciso poter svolgere quella piccola attività che avevo. Che era una cosa semplice, che potevi fare dal lettino sulla spiaggia, insomma. Normalmente mai fatto, perché come i computer costano, farmi rovinare con sabbia e salsedine. Ma è anche un discorso di immagine, nel momento in cui hai una call e tu sei al mare spaparanzato, non penso che tu possa parlare con persone che ti devono giudicare o magari dare dei soldi, che sono in giacca e cravatta. No, è vero che si possono cambiare gli sfondi delle call, ma non è mai una grande idea. Quindi, ok. Luca, raccontaci esattamente... Se si può, dove sei in questo momento? Perché non riesco a decifrare lo sfondo. Sembra sei in un albergo, immagino, no? Una cabina, no? Una... Allora, vi spiego. Innanzitutto, a Bangkok ci sono dei posti, appunto, co-working, però sono dei co-working particolari, che ho trovato essenzialmente, 24 ore, dove tu puoi anche dormire. Quindi hai delle pod dove tu puoi prenderti cucina, dormire, ci sono le docce, ci sono biliardino, c'è ping pong, videogiochi. Come se fosse una piccolissima città all'interno di un palazzo. Ecco, esagerato, una piccolissima, un ufficio però all'interno. Guarda, ti dirò, io e Luca ci siamo sentiti un'ora fa quando ho visto che era entrato in questo coworking. Bellissimo, ci siamo messi a commentarlo insieme.
è veramente bello poter lavorare in posti anche molto particolari come quello in cui adesso è Luca. Molto bene, tu ce la faresti? Riuscirei? Vabbè, il nostro lavoro è diverso ovviamente, potremmo fare gli inviati, però fare l'inviato ha le sue insidie. Francesco, dipende anche comunque da uno come è abituato, perché certo, magari loro essendo abituati comunque, ad esempio io ho bisogno della mia postazione, io sono molto abitudinaria, quindi ho bisogno di determinate cose, determinate così, magari anche l'ambiente circostante deve avere determinate, che non parlo ovviamente. È quello che ci racconta Pina Giordano, una nostra collega che cura un programma meraviglioso, guardatelo, mi raccomando, anche tu Luca da Bangkok, fallo vedere a tutti a Bangkok, il sabato mattina alle ore 10:30, Pina Giordano, questa ragazza va in giro con la troupe di Cusano Italia TV per tutti i borghi, tutti i paesi, tutte le città più belle d'Italia, lo fa anche Deborah Carletti con Point of View la domenica però alle 18 e noi vi portiamo in giro ovviamente, e loro raccontano, Pina soprattutto che lo fa da anni, racconta non riuscire mai Francesco e Francesca a fare quello che fate voi, quindi la trasmissione in studio, io sono abituata ad andare in giro, quindi è una questione di abitudini, i pregiudizi. Io in ufficio starei malissimo. Esatto, ma ci sei stato? Per me, ho provato e sei scappato poi. Quando manca l'ossigeno, il sole e l'aria. Qual è il luogo proprio ideale, perfetto, se tu ci dovessi descrivere il luogo perfetto dove lavorare per te? Guarda, a me piace molto vedere anche la gente intorno, avere la possibilità di interagire con le persone che non conosco e che decido io con chi entrare in contatto. Quindi a me piace molto lavorare nei bar in giro, co-working relativamente, perché sì che sono super attrezzati, però si paga l'ingresso. A me l'idea di dover andare a ripagare per andare a lavorare un po'. Però quando viaggi è la stessa cosa, cioè alla fine ti paghi la sala alloggio, da mangiare. Sì, è come se andassi a vivere da solo in Italia, però in realtà spendo anche meno, spesso e volentieri. Dici? Viaggiando. Sì. Però stai meno giorni. Dipende. Anche tu avrai valutato pro e contro, ovviamente. Certo. Noi pro superano i contro, sicuramente. Per me sì. Ma il bello del nomadismo digitale, che è quello che per me fa veramente la differenza, è la possibilità di avere una scelta, di scegliere poi quello che ti fa stare meglio, quello che ti rende più felice. Questo è quello che per me fa la grossa differenza. Ragazzi, leggevo, poi mi sono informato un po', no, prima di fare questa intervista, e leggevo che i pregiudizi più grandi, le critiche più grandi vengono mosse soprattutto, voi siete molto giovani, tu avrai una trentina d'anni, Luca la stessa cosa. Quando si va più in là con l'età, e questa è una cosa che non si può fare più, perché ovviamente subentrano interessi diversi, c'è una famiglia, magari altre cose. Ma guarda, in realtà non è vero, nel senso io ho conosciuto tanta gente che comunque nomade, anche di 50 anni. Poi certo, diciamo il viaggio, che è una parte non fondamentale, però diciamo nel termine che si è sempre dato nomade digitale, ovviamente la parte travel c'è. Poi il bello, come dicevo, è la libertà, quindi uno può scegliere di essere nomade digitale, ma starsene sempre allo stesso posto, non... Fammi capire bene, tu quello che dici è, lavoro a Roma in un ufficio, stacco alle 18, invece che alle 18:30 andarmene a guardare il tramonto sul grande raccordo anulare, preferisco stare ad ammirare l'oceano al tramonto. È questo, Luca, capisco bene? O vedere una città. Scoprire qualcosa. Assolutamente. Ma questo quanto vi costa, ragazzi? Nel senso che comunque, cioè, dovete guadagnare bene. Sarete stanchi poi, tra l'altro, anche dopo una giornata ovviamente di lavoro. Sì, però ecco, è quello che... Quando ti dico che ti fa la differenza, perché ti dà motivo, cioè ti riempie le giornate. Okay. Il bello è che tu ti ricordi, hai un ricordo quasi di tutte le giornate. Quando invece mi è capitato spesso, quando lavoravo prima, di stare in posti, come esempio in sala o in ufficio, di cui non avevo ricordi. E questo è una cosa tremenda. Cioè, non avere ricordo dei 4 giorni precedenti, per me è un buco all'interno della tua vita incredibile. Invece avere l'occasione di ricordarsi ogni giorno, perché magari hai fatto una piccola cosa che però una persona ti ha fatto un dono, ti ha detto una cosa, no? Ti è un insegnamento. Esatto. Questa è una cosa molto bella. I costi, Luca, Federico diceva, vivere da soli, insomma, no? Monoreddito, in una casa, un'abitazione, un affitto a Roma, con quello che comporta, costa di più. Quindi... Io e Luca la viaggiamo in coppia, quindi per noi è un po' diverso. Ok. Quindi dividete tutto diviso due. Tutto diviso due. Esatto. Luca... E come viaggiare e lavorare? Anche perché fate lavori diversi, non per la stessa azienda, immagino. No, assolutamente. E quindi in quel caso, orari di lavoro, state comunque vicini, pranzate insieme, fate le cose insieme, ma tu stai per conto tuo, io sto per conto mio, oppure no? Anche lì vi date dei consigli. E poi, quanto vi costa andare in giro? Ecco, non lo devo chiedere. Noi separati gran parte della giornata. Ok, separati. Quindi Federico mi ha risposto sulla domanda più semplice, la più difficile rimane a te, Luca. Quanto spendete di media per un viaggio fuori per lavorare? Cioè...
un ricavo ci deve essere, perché non è possibile che tutto lo stipendio che vi guadagnate poi ve lo spendete. Certo. Questa è un'altra cosa che ho letto nelle critiche, quindi per questo ve la sto sottoponendo. Stupidaggio. Non voglio fare il cattivo, ragazzi. No, assolutamente. Luca? No, guarda, ti dico subito che in realtà il costo è uno dei vantaggi per cui ho iniziato questo percorso. Io vivo a Londra, una delle città più costose al mondo, lo sappiamo benissimo, e praticamente spendevo tra i 2.000 e i 2.500 euro al mese. Io adesso ho un budget intorno ai 1.000 euro al mese, in cui io praticamente vivo e viaggio nei posti più belli che penso una persona possa essere. Io adesso posso scegliere. Ovviamente non sarò in posti come Singapore, come New York. Diciamo, cerco di stare in posti, per esempio, negli ultimi mesi ho girato tantissimo nell'est Europa, cioè praticamente quasi tutti i paesi dell'est Europa, ma città anche bellissime come Budapest, per esempio, dove è chiamata la Parigi dell'est Europa, per esempio. Quindi mi ritrovo a spendere molto meno di quanto spendevo a Londra, meno della metà. Quindi questo penso sia un mito. Un'altra cosa che vi invidio è, io ad esempio, per me, in un certo senso, sarei tentata nel momento in cui sto lavorando e sono in un posto comunque molto bello da visitare, da, non dico tralasciare un po' il lavoro, però come dire, c'è la tentazione di dire vabbè, ma lo faccio dopo, intanto mi godo questo momento. Brava. Come fate? Prima il dovere e poi il piacere, ma come fate? Guarda, uno dei segreti è essere molto molto disciplinati con se stessi. Devi essere proprio preciso, perché sai che quando sei fuori è ovvio che la tentazione di chiudere, andarsene, cioè, però ti puoi permettere questa vita proprio perché fai quel lavoro. Ecco, io ad esempio non potrei mai farlo. Devi essere molto quadrato sulla cosa, se no salta tutto. A me è capitato di organizzare una trasmissione radiofonica lo scorso anno al mare, sotto l'ombrellone. A un certo punto ho detto no, basta, come va, vai, vado in diretta. La distrazione è un attimo. Però devi essere forte a rimanere così, perché capisci che è l'unico modo che hai per continuare questo stile di vita. Ognuno ha il suo. Una delle mete più gettonate, soprattutto dopo la pandemia, anche durante la pandemia, erano le Isole Canarie, dagli italiani, soprattutto per il nomadismo digitale. Bene, a me è capitato di andare lì per vacanza e vedevo dentro questi bar le persone che si mettevano lì e lavoravano. Lavoravano. È chiaro che non tutte le attività sono funzionali al nomadismo digitale, certo. Questo è chiaro. Bene. Nel momento in cui però tu devi lavorare e hai un'incombenza proprio di quelle importantissime, ma internet è capitato? Abbiamo piano A, piano B e alcuni piano C. Ovviamente la cosa più semplice è trovare il wifi sul posto. E paradossalmente alle Canarie ho avuto più problemi che alle Azzorre. Okay. Seconda cosa, l'hotspot del telefono. E la terza, un altro telefono, un'altra SIM, non lo so. Perché, vabbè, certo, perché però io acquistare una SIM. Però sì, mi sono sempre trovato, non ho mai avuto problemi. Quindi magari voi nel momento in cui andate, lo chiedo anche a te, a Luca, perché immagino tu adesso sarai a Bangkok, anche magari per fare delle telefonate. Comunque, cambiando molto spesso questi posti, cosa fate? Delle nuove SIM? Allora, guarda, non molti sanno che esiste una tecnologia che si chiama eSIM. Essenzialmente tu colleghi il tuo cellulare ad una SIM virtuale, praticamente la puoi comprare su internet, ti costa un pochino di più di una SIM normale, mentre magari una SIM normale paghessi 10 euro, quella la paghi 20-25, però essenzialmente non hai bisogno di una carta fisica e si attacca al tuo cellulare, quindi puoi scegliere qualsiasi SIM locale in qualsiasi parte del mondo. Ci sono questi servizi e penso sia una cosa super comoda, io uso sempre quello perché dovrei andare all'aeroporto, prendere una SIM locale, preferisco avere la velocità di potermi connettere dove voglio e spendere anche quelle 10 euro in più, però ci guadagni di convenienza essenzialmente. Bene, allora io devo recitare anche la parte del cattivo in questo momento e voglio togliere a tutti i nostri telespettatori e telespettatrici che sono a casa, Luca tu capirai, anche tu Federico, i dubbi e i pregiudizi sul nomadismo digitale. Cioè non voglio più che la gente vi insulti fondamentalmente, perché questo accade, ecco. E non voglio più che la gente pensa che voi siete dei fannulloni. Dei soldi abbiamo parlato in maniera molto velata, perché può essere anche molto volgare parlare di denaro. Ma è molto personale. È molto personale anche, sicuramente. Quando finirà questa cosa, secondo voi? Cioè non finirà mai? Vi siete posti un limite? Nella un tetto vita d'età, come... sì. Guarda, io in realtà proprio per un mio modo di pensare, no. Cioè, nel senso, io programmo da qua massimo un anno e cioè, tu fra un anno hai il viaggio già programmato? Sto riflettendo.
stiamo programmando. Però ad esempio un domani in cui avrete una famiglia, questo può essere difficoltoso. Ho la libertà di decidere cosa fare, quindi quando mi sentirò pronto per una famiglia, allora mani mi stabilirò. No, no, no. Ma dico, anche no. Cioè, certo, però in Italia c'è anche un altro, un'altra abitudine che c'è, che i nostri genitori ci insegnano da quando siamo piccoli, il metterci il soldino da parte, che è una cosa che ora con gli stipendi che si hanno e la vita che è una cosa molto molto difficile, alcuni riescono a fare, i più meticolosi, i più bravi, altri un po' meno. La gente si chiede, voi che dovete viaggiare, prendere aerei, c'è anche, ci potrebbe essere, facciamo gli scongiuri del caso, anche l'emergenza, no? Certo. Devi acquistare un nuovo paio di scarpe perché le tue sono rotte, non è che te ne porti una se viaggi, è chiaro. Noi abbiamo beccato anche il Covid in giro, ci sono stati vari problemi, quindi sì. Ti copri le spalle, nel senso hai assicurazioni. Vedi, ci sono le assicurazioni di viaggio, quelle fondamentali. Riuscite a mettere da parte qualcosa? Sì, qualcosina sì. Vabbè, quindi insomma ragazzi, non è tutto così male. È sostenibile tranquillamente. E perché viene visto così male però, ragazzi? Allora guarda, non voglio essere... Non voglio cadere nel luogo comune. È sempre ovviamente con educazione. Certo, chiaramente. No, non voglio cadere nei luoghi comuni. Penso che spesso e volentieri ci sia un po' di ignoranza. Bravo. Proprio su... proprio sul modo di vedere questo stile di vita, che poi ripeto, perché spesso e volentieri viene confuso per un lavoro. Non è un lavoro, è solo un modo di vedere e vivere la vita in maniera anticonvenzionale, quello sicuro. Cioè io ti dico, il mio ufficio è in via Don Carlo Gnocchi, te il tuo è a Corraleco, a Fuerteventura. Ci sentiamo su Meet. Ok, fondamentalmente è questo. Sì. No, Ma non cambia niente da una realtà normale. Cioè, è molto più simile a quello che si pensa. Però, chiaramente... per un po' di ignoranza, un po' la voglia di non approfondire, come succede spesso in tante situazioni, si cade in questi luoghi comuni in cui sì, siamo fannulloni, non riusciamo a metterci i soldi da parte, zingari, le cose che ci sono pure state zingari? Dette. Perché nomadi, forse le piano per quello. Vabbè. Esatto. Qual è la cosa che vi manca di più? Luca, là una bella carbonara a Bangkok, mi sa che... è un po' difficoltoso. È latitante. Ma guarda, ti dirò, qui puoi trovare tutto. Bangkok è tipo il paese dei balocchi, essenzialmente. Puoi trovare tutto, dal coreano, al giapponese, all'italiano, qualsiasi cosa. Quindi non ho cercato una carbonara, onestamente, ma penso ci sia. Guarda, non è che uno va a Bangkok. Però sì, quindi la carbonara, no? La matriciana l'ha mangiata con me quando siamo stati a Sofia un paio di settimane. A Sofia, è giusto, il piatto tipico era Perché noi venivamo dalla Giordania, e quindi diciamo un po' di cibo italiano ci mancava. Seconda sera ci siamo buffati di cibo italiano, abbiamo invitato Luca e Irene, la ragazza che erano lì, siamo stati a cena insieme. Bene, con bene, cucina romana. Bene. Sei contento adesso, Luca? Sì, assolutamente, penso sia il momento più bello della mia vita. Come ti dicevo, io vengo da un momento in cui c'è molto scuro, tra virgolette, della mia vita, in cui vivo a Londra, che per molti potrebbe sembrare, capito, il sogno, però per me era l'inferno in quel momento. Avevo bisogno di un cambio, avevo bisogno di qualcosa che mi facesse sentire davvero libero. Ho trovato questa nuova strada che mi piace tantissimo. Direi a tutti di farci un pensiero, perché penso non sia la cosa impossibile come tutti pensano, ma è una cosa alla portata di tutti, perché ci sono tantissimi lavori adesso che sono traslabili al mondo online. Ci sono avvocati che fanno i nomi digitali, ci sono psicologi, ci sono medici che fanno, medici generalisti ovviamente, non specializzati, però ecco, ci sono tantissime professioni che si prestano a questo stile di vita, e penso sia una cosa bellissima. Non insultiamo, andiamo a studiare la situazione, perché Luca ha detto, è passato un momento molto difficile, adesso sono veramente felice, nessuno ci deve mai negare la felicità. Grazie Luca Mustari per essere stato con grazie noi. Grazie mille anche Federico Felici per essere stato. Dobbiamo fare un gioco, la pubblicità aspetterà un attimo, la rete mi perdonerà. Allora, okay. Adesso io giro, tu fermi, il prossimo devi andare lì. Dovete, Luca. E ci mandate un video. Ciao Cusano Italia TV, siamo va qui. Va bene, capirai. Però noi non tiriamo fuori un euro, cioè questo deve essere chiaro. Allora, giro io. Vai, occhi chiusi, però chiudi. Dove sta però? Vabbè, sta qua, vai. Fermati. Però, Groenlandia, buona fortuna amico buona mio. Groenlandia, Federico. Grazie davvero. Era in programma, piccolo spoiler. Grazie Federico Felici. Grazie mille, grazie a voi. Luca. Pochissimo adesso. Grazie ragazzi, grazie mille Luca. Torniamo tra pochissimo. Che facciamo? Adesso la pubblicità. Poi Life, Sport and Stories. A tra poco, grazie.